Sui passi di Gesù, che per primo scelse la strada della non violenza, perdonando i suoi persecutori, amando i suoi nemici. È questo il sentiero da seguire, secondo Papa Francesco, per arrivare alla pace del cuore, la prima fonte a cui rigenerarsi per costruire poi la pace in famiglia e nel mondo. Nel messaggio per la 50ª giornata mondiale della pace sul tema La non violenza, stile di una politica per la pace, presentato in sala stampa vaticana, il pontefice ribadisce la necessità di cambiare verso, di non assuefarsi ad un mondo frantumato dalla violenza, resistendo alle tentazioni di vendetta, di conflitti che non danno mai frutto. Un punto sul quale insiste anche il cardinale Peter Turkson, presidente del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace. Visto che la violenza nasce dal cuore, disordine, il Vangelo può aiutarci un po' a creare ordine, ciò che chiamiamo talvolta la conversione. Con questa conversione, introduzione di ordine dentro di noi, riusciamo mano a mano a creare ordine anche fuori di noi, così rispettando, diciamo, i diritti delle altre persone, sapendo perdonare quelli che abbiamo offeso e sappiamo accettare il fatto di riconciliazione, una nuova cultura che consente a tutti noi di vivere in pace. È la strada delle beatitudini che rende artigiani della pace, che vale soprattutto per i leader politici e religiosi, perché è una sfida coraggiosa, scrive il Papa, quella di non scartare le persone, di rispettare l'ambiente, di non cedere al terrorismo e di non sfruttare il traffico di migranti. La Chiesa prosegue impegnata per la promozione della pace in molti paesi, ma questo è un impegno proprio di molte tradizioni religiose. Mai il nome di Dio, rimarca il Pontefice, può giustificare la violenza. Monsignora Silvano Maria Tomasi, membro del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, sottolinea il particolare accento del messaggio del Papa. Questa volta si focalizza su un vocabolo molto specifico, la non violenza, e lo fa perché nelle strutture internazionali dove è presente la Santa Sede o attraverso le richieste di mediazione che vengono fatte direttamente alla persona del Papa, si vede e si cerca di portare avanti un aspetto nuovo nelle relazioni internazionali, e cioè il rispetto dei diritti di tutti, e in questa maniera aprire la porta a un tipo di dialogo e di relazioni internazionali che è basato non sulla forza, ma sul diritto e sulla capacità di mettere in pratica, di fatto, il grande comandamento del Vangelo, che è quello di volersi bene gli uni gli altri. Sono due gli appelli che il Papa lancia, uno sul disarmo e quindi l'abolizione delle armi nucleari e l'altro sulla violenza domestica e sugli abusi su donne e bambini. Francesco esorta a seguire degli esempi di non violenza come Martin Luther King, Gandhi, Madre Teresa di Calcutta, che andò incontro agli emarginati e fece sentire la loro voce ai potenti, toccando e fasciando ogni corpo ferito, scrive il Papa, guarendo ogni vita spezzata. Un esempio fu anche Giovanni Paolo II, espressione della non violenza attiva e creativa. Giovanni Paolo II è intervenuto direttamente sul conflitto tra Argentina e Cile. Giovanni Paolo II ancora è stato una forza creativa ed efficace nel cambiamento nell'Europa dell'Est. Senza la violenza, come lui ha detto, ma attraverso la pazienza e la determinazione di sostenere i valori umani fondamentali, è riuscito a creare un cambiamento epocale. Niente è impossibile se ci rivolgiamo a Dio nella preghiera, conclude il Papa. Tutti possono essere artigiani di pace.